E questo è il mercatino storico della città, sono aperti tutti i giorni per tutto il periodo e quindi era importante anche per noi come città, ma soprattutto anche per loro, di riqualificarlo. Quindi l'idea di queste casine è stato un impegno importante che proprio gli operatori hanno preso, però secondo me è veramente molto più carino. Sono i mercatini di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento a proseguire fino al 6 di gennaio. Riguardo le iniziative della città del Natale, ad Arezzo prosegue tutto anche nella zona del Prato, si ferma invece proprio nella giornata di Santo Stefano il mercato tirolese in Piazza Grande. È indubbiamente molto bella, certo perde un po' l'autenticità del posto, però è meravigliosa, è un caleidoscopio di colori, veramente bella, complimenti. Al Prato, che si trova nella parte più alta della città, all'interno della fortezza Medicea di Arezzo, sarà ancora possibile salire sulla torre, l'attrazione principale, e ancora lo scivolo di ghiaccio, la pista del pattinaggio su ghiaccio, l'albero parlante, il planetario e il villaggio Lego, che sarà aperto fino al prossimo fine settimana. Mi ci è piaciuto. Il villaggio Lego, lo scivolone. Lo scivolo di ghiaccio sì, molto divertente, anche con la mia bambina siamo stati ora. Abbiamo rimasto anche altre due corse che penso di utilizzarle a breve. Siamo venuti già un sacco di volte, è anche bello per passeggiarci, è molto più caratteristico. Ecco. Comunque tutto molto carino però. Siete saliti sulla torre? No. Ancora no. Insomma, dell'Epifania per andare. Esatto, sì.